Ed eccoci qui, ci siamo ragazzi, ci siamo. Dopo una battuta esilarante, dopo un intro esilarante, ripongo i saluti a chi non ha ancora salutato. Quindi ciao Maraichus, ciao Peppone, ciao Giaste, ciao Gumbe, ciao Davo, anche se mi volete reportare, ciao Zucchi, ho visto ti sei iscritto, ma sei matto. Ma sei matto. E benvenuti, grazie a tutti gli unsub, i report e le denunce alla polizia. Benvenuti a tutti. Allora. Io sto ancora lacrimando per la battuta, ma tutta una disperazione. Ma quale? La mia? Allora, signori belli, vado ad avviare il gioco. Steve è arrivato, tra l'altro, perché devo capire, devo far giocare prima Gouki, il Gouki nazionale. Quindi fatemi vedere se in chat. Tu nel picchiaduro esatto. Ciao Meluzzino, ben arrivato. Steve non è ancora arrivato. Allora, noi nel frattempo iniziamo ad andare a siddare. Allora, avviamo il gioco. E avviamo il gioco. Allora, questa sera ho deciso, ragazzi, non facciamo la stanza perché ho avuto dei problemi con le stanze. Andiamo nella Pixel Lobby. Vi faccio vedere quello che dovete fare, ma tanto lo sapete. Nella Pixel Lobby, avvio rapido, ci prendiamo un totem, ok? Tipo quelli di Strive da combattere. Così non bisogna uscire, entrare dalla stanza per fare il loser. I match del loser. Vi spostate un pochino, tanto si può comunque, ci si può anche scontrare all'interno della lobby senza il totem. Ok, fate una partita amichevole, chi se ne frega. Ok, come sempre, la formula è FT2 Grand Final ed eventuale reset FT3. Fatemi un attimo vedere. Vabbè, poi vediamo un secondo qua. Ah, perché qua mi prende, scusatemi, mi prende il cattura lo schermo. Ok, perfetto. Allora, andiamo. Steve, cosa è successo? Non c'è Steve? Vabbè, allora, vi faccio vedere cosa dobbiamo fare. Innanzitutto, prima cosa da fare con questo bellissimo sottofondo è andare a seedare il torneo. Quindi, vabbè, c'è lo scoreboard, ma fa niente, ancora quello, brutti ricordi per me, purtroppo. Allora, andiamo a fare il seed, così vediamo gli accoppiamenti. Double elimination. Next. Generate match per il reset. E ragazzi, vi ricordo sempre, skill pro. View tournament. Vediamo un pochino il bracket. Allora, Recanter pass basta, Rick. Hai rotto il cazzo, adesso passare sempre il turno così. Va bene che sei uno dei pochi che si ricorda di fare il check-in, però Marajczuk passa il turno, Zundoku passa il turno, Evenduras passa il turno, Steve passa il turno, tra l'altro, Umbe contro Melus, quindi Melus è anche già segnato, io contro Pacio, tra l'altro, e Stack contro Rapture. Allora, si preparino Umbe, anzi no, prima di prepararvi vi faccio vedere cosa dobbiamo fare, anche se siete studiati, resetto un attimo lo scoreboard, allora, Switch e Umberto Pessa. Update e via. Allora, Pixel Lobby online, Lobby Pixel accesso rapido, seeding disonesti, esatto. Giaste, mannaggia, dovevi venire anche tu questa sera, il gioco ce l'hai sicuro. Allora, eccoci qua, non vedo i nomi, come mai? Ok, li vedo adesso, seguitemi, andiamo a cercarci un totem da qualche parte. Dovrebbe esserci da qualche parte, no? Il ghiaccio. Magari già ci. Eccolo qua, l'ho trovato. In fondo in centro. Allora, c'è già uno che rompe la minchia. Vattene via. Vabbè, se no ci scontriamo. Il problema è che non so se potete. Allora, facciamo una cosa. Umbe e Meluz, venite qua vicino a me. Provate a iniziare a sfidarti. Io vado da Meluz. Stai fermo. Assisti alla prossima lotta. Ok. Umbe, vai pure da Meluz. Sfidalo e dovremmo essere signori. Dovremmo essere signori. Allora, aspetta un attimo che devo fare una cosa che è questa. Olè! Signori, al via. Eh sì, ho messo proprio apposta l'avatar con la cravattina e il cappello da parrucchiere, assolutamente. Ciao Manu, benvenuto. Allora,
Umberto sceglie Baihe, personaggio del DLC, mentre Paprika per Meluz. Let's go, si parte. Parte all'attacco Meluz, però entra subito con la target combo col launcher Umberto Pessa. Stessa sorte, cerca di fare la Paprika di Umberto Pessa, di Meluz. Bellissimo contrattacco, nel frattempo inizia a sparare frutta l'alpaca di Meluz, ma è costretta all'angolo dalla sorella di Tian Huo, Baiye, sorella, cugina, non so cosa sia, morosa, madre, qualcosa lo sarà perché è identica. Ecco, le super in questo gioco sono un pochino il tasto dolente, perché si caricano, penso, dopo 15 mesi di gioco. Non ho mai visto un match con una level 3 carica. Bello questo... questo zoning gli vieta alla Paprika di Meluz di saltare in testa con il proiettile quasi arrivato alla fine dell'energia e di bolla. Umberto Pessa si aggiudica il primo round. DLC l'ho preso, Bayern l'ho trovata. Che ho comprato. E ci dovrebbe esserci quattro personaggi del DLC. Il toro, il cervo, quell'affare che sembra un ippopotamo, non ho capito cos'è, e Bayern. Mamma mia, questa volta Meluz è partito alla stragrande, entra anche in target combo Umberto Pessa, ottimo. Lo stunna, contrattacco aereo, lancia le pallette per tenere la distanza. Ottimo questo cross up, tira tutta la lana, si spoglia della lana alpaca di Meluz. Mamma mia che danno, ottimo. Attacca di Crouch e di Crouch ferisce e di Crouch si porta sull'1-1. E Biden, esatto. È un pochino più mobile di Biden. Nel frattempo, ragazzi, quasi super 2 carica per entrambi. Mi sa che inizieremo a vedere un pochino di danni seri. Che poi alla fine c'è molto scaling in questo gioco. Quindi finire con la super non dopo una combo molto lunga non sempre è produttivo. Anche perché, come dicevamo, c'è molto. Guardate questa combo. Questa ha fatto molto male di Meluz. Copione di prima deve cercare e ce la fa molto bene a uscire dall'angolo. La Baiye è super parata, però parata aereo della Paprika di Meluz. Prova a rispondere a Fight Fire with Fire per Umberto Pessa. Di nuovo super carica, quasi super 3 carica per Meluz. Attenzione, che sia una strategia per zittirmi e dire non ho mai visto una super 3 in questo gioco. Super 3 carica, attenzione, vediamo se la riesce ad attivare. Anche Umberto comunque su l'attiva, ma non so se riesce a colpire dalla di... Ah, è vero, la Super 3 la imbruttisce la... Ok, non l'avevo mai vista la Super 3 delle coccoline della Paprika, che comunque è troppo carina, che a suon di coccole se la porta a spasso, e secondo me il gioco si è inchiodato. Ok, no. È molto disonesta questa grab, peggio che Zangiffone. Ok, vai pure Umbe. Ok, fa solo dovrebbe darvi il rematch, però. Aspetta, è che devo selezionare. Ok, andate pure. E la French, ma lei è quella carina che manda i bacini e fa le coccole. Sono troppo gasato. Erano 2 anni che volevo fare il torneo di questo gioco. Tra l'altro, ripeto, magari lo avete in lista, in libreria Epic, e neanche lo sapete, neanche vi ricordate, perché l'ha regalato Epic 2 anni fa a Natale. Olè, guardate laggiù, King Tian Huo sullo sfondo, che sarà la mamma o il papà, non so bene la lore di questo gioco. Comunque sia, questo è il seguito ufficiale e non ufficiale di Fighting is Magic, gioco che non ha mai visto la luce in via ufficiale, per motivi che noi tutti sappiamo, però sostanzialmente lo stile resta quello. Comunque Fighting is Magic potete trovarlo per vie traverse, se volete provarlo. È proprio il picchiaduro con i mini My Little Pony, proprio loro. Proprio lui! Benvenuti a tutti comunque nel frattempo. Mamma mia, Meluz ha preso le distanze. Che trattore. Guardate come si vuole anche bene da sola, Paprika. Si fa anche le coccoline da sola.
Steve, se ci sei e quando ci sei, batti un colpo. Perché a sto punto faccio fare l'incontro direttamente a te, che dovresti forse giocare proprio col vincitore di questo scontro. No, è graficamente è pazzesco questo gioco. È veramente troppo bello. E Meluz batte Umbertone. E si, ah, che tra l'altro non ho aggiornato lo scoreboard. Vedete che bello avere lo scoreboard e non aggiornarlo. 2-0 per Meluz, che passa il turno. Tra l'altro, ragazzi, gioco morto teoricamente, a parte che metà siamo noi la lobby piena, però c'è gente che ancora ci gioca, e comunque è GGPO senza rollback, senza un cacchio, e si gioca, si lascia giocare comunque. Allora vediamo un attimino invece adesso a chi tocca. Steve è arrivato, non c'è qualcuno, ha voglia di mandare un messaggio a Steve, perché non vorrei che magari o si fosse dimenticato o giusto da saperlo, così almeno, vabbè, noi nel frattempo comunque andiamo avanti. Allora, quindi il buon Walter si porta avanti, Steve andrà a giocare contro Meluz. Start match 2, report score, markers complete. Ok, quindi Steve dovrà giocare contro Meluz. Adesso si preparino Rapture e Stack a questo punto. Aspettate che... Ciao Brarob. Allora, aspettate solo un attimo che vengo a... Il volume com'è? Va bene? Sì? Vengo un attimo a cercare Stack qua e Davo dov'è? Venite qui, venite un po' più in qua. Vabbè, vengo io, uguale. Allora, io mi metto qua da Rapture. Assiste alla prossima lotta, ok. Stack sfida pure Rapture. Dovrebbe partirmi in automatico lo spectate. Ma poi funziona tutto, ragazzi. L'ho già detto troppo, eh. No, questo gioco è un capolavoro, veramente. Ha due pecche, secondo me. Due pecche. Vabbè, il rollback ci può stare, che pipipapà. Una è che è veramente troppo difficile il single player. E l'altra non me la ricordo più. L'altra, magari mi viene in mente. Allora, scoreboard, quindi abbiamo Stack contro Rapture. Olè. Sono segnati giusti, io sono al contrario. Sono giusti, perfetto. Oh, attenzione. La Velvet contro Tian Huo. Il ghiaccio contro il fuoco. La bellezza contro la rudità. È un personaggio molto insidioso, è comunque Velvet, perché è un personaggio che tende a tenerti molto lontano ed è un personaggio che è molto difficile da avvicinare. E toglie una saraccata di danni. Guardate che danni con il singolo colpo che fa Velvet. È fin un, quasi un cancretto trovarselo contro. E quindi è molto difficile avvicinarsi. E come avete visto, con dei singoli colpi toglie tantissima energia. Stack lo sa. E non si fa avvicinare. Dino mi risponde, penso che ha avuto qualche contrattempo. Comunque aspettiamo. No, ma non per me non c'è problema. Il problema è... È per lui che deve andare al lavoro. Io, figurati, possiamo anche aspettarlo fino a luna di notte. Bene, se non esageriamo. E questa volta però Rapture è riuscito ad avvicinarsi. Dovrebbe forse cercare di utilizzare un pochino più la magia Rapture per avvicinarsi rapidamente col D, col tasto D, col tasto Unique. Consiglio che potrei dargli, ma Stack 1-0. Di cerbiatto ghiaccioso. E guardate se vi dà la rivincita. Dovrebbe darvela la rivincita, però scusatemi, non dovrebbe farvi uscire. Invece vi fa uscire probabilmente. Vabbè, allora aspettate che vi cerco di nuovo. Dove sono io, perché non mi fa muovere? Aspetta, Stack, eccoti qua. Stack, ok, basta solo non sbagliare personaggio. Nel frattempo Tsundoku ed Endure si azzuffa, ma poi è bellissimo perché quando parte la sfida c'è proprio la zuffa, vedete tutte le cose, le stelline, le nuvolette, è fantastico. Non dare match, è strana però questa cosa.
Esatto, una volta l'una di notte, ma veramente, non è una balla, l'una di notte una volta startavo la live, assolutamente vero, assolutamente vero. Come stai, bra Rob? Bene. Ah, ragazzi, tra l'altro sono aperte le iscrizioni al Retro Championship, settima tappa, 3 agosto, 2 agosto, scusatemi, Magical Drop 2, quindi iscrivetevi sempre su Skill Pro, punto esclamativo Skill Pro, è tutto vostro. Vediamo, secondo match sarà un rematch. Questa volta parte molto bene. Cerca di incollarsi direttamente agli zoccoli della zoccola. Il buon Tianuo, che poi è una femmina, Tianuo, tra l'altro, non è un maschio, ma va bene lo stesso. Però guardate quanto male fa. Quanto male fa sto personaggio, assurdo, assurdo. Tutto bene, ok, ci siamo, perfetto, molto bene. Ah, tra l'altro, scusatemi, come sempre, metto lo scoreboard e poi mi dimentico di aggiornarlo. Allora, match point per stack, primo match point per stack che vorrebbe dire quarti di finale. La cosa bella è che di questo gioco praticamente nessuno. Questo qua era il gioco perfetto per Peppe. Mi sono stupito che Peppe non si sia iscritto perché nessuno ha mai provato questo gioco. Siamo proprio a mashare tasti completamente a caso. Attenzione, molto molto vicina la vittoria per Stack e infatti di Anti-Air. Mamma mia Velvet e mamma mia Stack, complimenti. Forse qualcuno sotto sotto si è allenato. GG Stack e GG Davo. Non scappate, logicamente, ricordatevi perché c'è il loser bracket. Allora, ora tocca a me contro Paccione, quindi pezzo Paccione, ma prima guardo se per caso alzo gli occhi, se per caso è arrivato Steve. Non è arrivato Steve, quindi andiamo contro Paccio. Allora, dov'è? Che non ti vedo. Che cazzo è Pacione? Naturalmente è l'unico che non c'è. Dove minchia sei? È crashato. L'unico che manca. Allora, diamo uno sguardo. Vai tranquillo, quando torni ti vedo. Allora, quindi, vediamo un attimino la situazione. La situazione vedrà poi ai quarti Rick contro Maraichux, Evendurias contro Tsundoku, Steve contro Melux e Stack contro il vincitore di questo match. Eccolo qua. Allora, Paccio, vieni qua. Aspetta, fermo. Eh? I'm waiting con... è uscita una scritta lunghissima. Andiamo a insegnare agli angeli a zoccolare. Ah, certo che se non confermo, stiamo qua fino a dopodomani. Comunque io qua, secondo me, potrei perdere. Potrei perdere. Allora, mi vado di Oleander, dai. Casuale. Nei giochi a caso, Pacione lo temo. Nei giochi no sense. Mi perdo ovunque. Tra parentesi, nei prossimi mesi ci saranno novità su Skill Pro. Molto bene. Se vuoi darci qualche. Guarda lì che prende i personaggi rotti del DLC. Che maiale che sei. Se vuoi darci info, molto volentieri, eh. Molto volentieri. Ah già, che lei. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Maledetto. Grazie.
fatto a prendermi? Che sassate! Ho rubato il ladro. Se vuoi chiedere una cooperazione con... Aspetta, dopo leggo, perché... No. Perché non si fa... Ah, perché non ho di nuovo la magia. Che palle questo personaggio. Ma come colpisci? Era sbagliato. No, dai, ti sei teletrasportato dietro, maledetto. No, ho sbagliato. Non ci credo, ho perso perché ho sbagliato. Bravo, bravissimo. Bravissimo. Allora, 1-0. Ho perso perché ho sbagliato la... Update? Ha fatto l'update, ok. Ciao, dessertone. Anche qua rubata, anche qua rubata. Allora, aspetta. No, meritato. Allora. Dove sei? No. Vai. Ho fatto caso. Allora, stiamo collegando Skill Pro OBS, quindi potranno fare... Bello, questa cosa qua è una figata. Totale. Ouroboros, non so che cosa sia. Ah, Red Kumite, fantastico. Allora, madonna. Allora, proprio roba grossa. Roba grossa. Non bruscolini. Non bruscolini. Bravi, bravi, bravi. Allora, adesso io lei non mi ricordo come si usi. Ma scusa, ma non caricava. Ma non caricava la magia, sta cretina, in qualche modo? Ah, ok. Laggone. Laggone. Non mi ricordo niente. Non mi ricordo niente di sti personaggi. Sì, comunque sui tasti la latenza si sente. Sui tasti la latenza si sente perché non mi prende le mosse. Ok, 1-1. Vabbè, non ha rollback, non ha... È già bella grazia che funzioni. C'è bella che... Oh, ho visto, rematch. Adesso l'ha preso. Ok, la bella, ragazzi.
Non capisco quello se prende basso o se prende alto. Sbagliato. Sbagliato di nuovo. Quanta energia ha sto personaggio? E dai, è un'ora che l'ho premuta sta super. Dai, match point. Ho sbagliato. Ah, è vero, devo fare questo. Vabbè, un po' su, un po' giù, è un casino. Un casino, non capisci da dov'è. La meravigliosa. Non capisci da dove attacchi sta a fare. Ma come fai a vincere tu in rialzo? Non è possibile questa cosa. Ma è proprio sbagliata. È proprio sbagliata sta cosa. Successo. Mamma mia, che l'ha data! rubata. Chip damage, Pacio. Chip damage. Rubata. Sì, mi vergogno effettivamente. Allora, quindi ladro ci andrebbe effettivamente. Allora, quindi dovrò poi giocare con Stack. Steve non c'è ancora, quindi io penso che non arrivi più. Allora, Rick contro Maraichux, ragazzi. Rick contro Maraichux. Venite un pochino più... Dove è Rick? Allora, Rick è qua. Ok, Maraichux è là sotto. Di legno, ok. Sì, ma va bene anche qua, anche fuori, Rick. Dove vuoi. Emma, quando vuoi, quando ci sei. Vieni qua da noi. Ah, ma si stanno picchiando con Walter. Allora, se si stanno picchiando con Walter... Ah no, c'è, ok, perfetto. Vieni pure da Rick. Sfidalo pure. Intanto aggiorno lo scoreboard. Allora, Rick, Hunter, tutto attaccato. E Maraichux. Tra l'altro vado a vedere se in loser si può già fare qualcosa adesso. Winner Quarter. Allora, fatemi solo vedere un secondo. Lato loser. Possono giocare Rapture contro Pacione.
Rapture e Pacione possono giocare in FT2 e farmi sapere poi il risultato. Perfetto, grazie Walter. Mirror match, attenzione, guardate che bello che ti hanno Albino. Albina, scusatemi. Albin. Overhead da parte di Maraichux, bellissima questa, questo poke di crouch M di Rapture che si avvicina ancora. Si studiano, ma nessuno dei due personaggi, giustamente essendo un mirror match, ha fireball. Sono personaggi abbastanza rushdown, loro due, lui, lei è un personaggio abbastanza rushdown, molto molto potente, anche con delle prese aeree niente male, però necessita di essere vicino all'avversario. Può avvicinarsi molto velocemente con il tasto magia, diciamo, è bella tirata, ma primo round per Rapture. Stampede. Vediamo se questo Maraichux vestito come Baihe, una Tianuo che si crede Baihe, andrò poi a leggermi la lore sicuramente. Guardate che belle le ali che spuntano solo quando salta. Sono lì, Rapture, dai, Rick, ce la faccio, ragazzi. Sta giocando Rick. Non... E tra l'altro sono anche girati al contrario i nomi sullo scoreboard e nessuno me l'ha detto. Quindi 1-1. 1-1 per Rick. 1-1 per Rick. Ce l'ho fatta. A fine del primo match sono riuscito a mettermi in bolla con i nomi e con lo scoreboard. Ora vediamo chi si aggiudica il primo punto e il primo match di questo primo quarto di finale. No, speriamo più che altro che non sia successo niente di grave a Steve, perché è strano che non risponda. Solo che non sia successo niente di che. Poi che si è dimenticato, chi se ne frega, cioè... C'è già sempre poraccio, si fa una partita e poi se ne va. Quindi... Più che altro che sia tutto a posto. Ma magari ha avuto qualche cambio improvviso. Eccola qua, parata. E questa volta di risposta, ottimo. Bellissima la presa aerea, bellissima la punish di super in super di Rick Hunter, che di rimonta si porta sull'1-0. Sarà inciampato coi roller. Quindi la rivincita la dà solo a me. Ok, fantastico. Allora aspettate, prima di partire. Allora, Maraichux, assiste la prossima volta. Andate pure. Quando vuoi, Rick, sfidalo pure. Ok. Stavo inciampando con i roller. Stavo per scrivere la stessa cosa. Sì, è più coricato per terra che in piedi quando usa i roller. Effettivamente. Olè. Secondo match del primo quarto di finale. Them Fighting Herds, Maraichux contro Rick Hunter. Hai rivisto la live di ieri, Eziel? Mamma mia, sono successe cose a Blood. Sono successe cose. Tra l'altro domani faccio uscire un rillino, se riesco. Un rillino sul gioco che ho giocato ieri, non Blood, l'altro. Sono successe cose pazzesche. L'hai vista? Mamma mia. Christofferson, nostro padre proprio. Vai frat. Wartruffa sta lavorando come uno staccanovista. Intanto Rick cambia personaggio e gira su Arizona. Vuole provare probabilmente, al netto del vantaggio di punteggio, vuole provare
un altro personaggio ha vinto Rick, no? Il primo match, sì, non ho fatto qualche cazzata, no, ha vinto quello, sì, ha vinto Rick. Primo match point per Rick Hunter, ragazzi. Oioioi, bellissimo questo, questo cross up, che però non continua, non connette nella combo. Si avvicina di nuovo di Pock. Si avvicina un Pock di Pock. Questa volta invece Bli riesce a planare alle spalle di Maraichux con il cross up. Prova a entrare con la spallata, bicolpo, ma non entra. E stavolta si aspetta Maraichux l'attacco a terra di Rick. Viene comunque sballonzolato e stunnato alla Tian Wo di Rick Hunter dalla testata di Arizona. Guardate di nuovo, molto occhi in questo colpo, di chip damage, sceglie il chip damage e Rick Hunter 2-0 e Tian Wo al cimitero. Bravo Emma e bravo Rick, quindi 2-0 e passa in semifinale. Quindi bravissimi, andiamo a vedere se Emma può giocare. Allora, sì, la Renna, diciamo che se non sbaglio è l'ultimo personaggio che hanno messo, quindi potrebbe essere che sia abbastanza forte. Allora, tac, quindi vediamo un attimino. Quindi immagino che Pacione abbia vinto, Rick passa in vantaggio, quindi Evenduri a Setsu. Però prima fatemi vedere se... Pacione e Maraichux, potete già giocare, ragazzi. Pacione e Maraichux si sfidino. Mentre Evenduri e Setsu andiamo a aspettare. Quindi aspettate un attimo che vi pinzo. O uno o l'altro. Allora, Evenduri e Setsu un doku, eccoli qua. Allora, Evenduri si assiste alla prossima lotta. Forse stavano già combattendo, Forse. Arizona Deadpool è molto figa. Ma cioè, trovare un personaggio brutto in questo gioco è impossibile. Ah no, ma si stanno già picchiando. Ok, quindi devo aspettare il prossimo match. E quindi, per non avere tempi morti, vediamo se possiamo fare altro a questo punto. Perché si stanno picchiando sia Evenduri a Schezzu. Steve Meluz, Steve, aspettiamo ancora un attimo che magari è. Giochiamo io e Stack a questo punto. Stack, tu ci sei? Stack, dov'è? Eccolo qua. Stack c'è, ok. Incontro casuale. Andiamo. Zu e Walter, quando avete finito, aspettate a rigiocare, ok? Così almeno vi spetto. Allora, pezzo e stack. Allora, lui usa Velvet, quindi mi spara. Vuol dire che devo cercare qualcuno che abbia il proiettile, quindi proverò di nuovo con Oleander. Proverò di nuovo con... se siamo partiti. Lo facciamo dopo, dai, non è un problema. Proviamo con Oleander, dai. Guarda che danno che fa, cioè, è incredibile sta roba. Cioè, questo personaggio è assurdo, è assurdo. Fa troppo danno.
Cioè, ma poi ti piglia ovunque, cioè non puoi, non sei al sicuro da nessuna parte. Ma porca troia, sto premendo il quarto indietro. Niente, fa tutto quello che non gli chiedo. Vabbè. Cioè, è incredibile. Io non ho capito come ha fatto a togliermi tutta quell'energia con... Proviamo, proviamo a cambiare. Allora, Shanti non va bene. Bah, proviamo, dai. Steak inizia a odiarti. Te e sto cerbiatto di merda. Ma come hai fatto a colpirmi? Ma no, dai! Ma co... Zitto! Zitto! Zitto, non parlo! Non parlo! Ma come cazzo fai a non essere... colpibile da nessuna parte. No, ho sbagliato. Bravo, ho sbagliato tasto. Già che sono concentrato, cazzarola. Già che sono concentrato. Porco Giuda. Sbagliato. No. Com'è possibile? Dai, ma vaffanculo Steak, vaffanculo te e il cerbiatto, come cazzo ha fatto a colpirmi? Mi ha colpito da dietro. Vergognoso. Non ci sta, me lo merito perché prima ho perso, ho vinto da codardo, ma sapete cosa faccio? Vi passo davanti a tutti e mi prendo questo. Così imparate. Così imparate. Allora, la vendetta di Bambi, esatto. Ma perché non me lo fa prendere? Che cazzo volete? Andate via! Andate via, bastardi maledetti! Allora, aspetta. No, cosa fai? No, non siamo contro, credo. Aspetta, fammi vedere. Allora, tac.
Non possiamo essere contro, sicuro. Allora, quindi. Allora, adesso dobbiamo andare a vedere Zu contro Evendurias. Che tra l'altro Stack vola in finale. Ah no, c'è ancora Meluz. No, dicevo perché sennò c'è Steve, ma è Steve e Meluz che passa il turno. Ok. Quindi adesso andiamo a vedere Evendurias contro Tsundoku Jang. Allora, arrivo, ragazzi. Dove siete? Eccoti qua. Ok, quando volete. Andate pure, ragazzi. Innanzitutto Stack ha vinto 2-0 e adesso su Tsundoku Jang Evendurias. Quindi a sto punto io faccio che dare, tanto comunque sia, anche se arrivasse Steve non sarebbe più in tempo per giocare perché alle 11 devo andare a lavorare, quindi a sto punto io gliela do persa e passo avanti direttamente Meluz. Quindi start match, Meluz 2, no, non 20, 2. Report score, mark is complete. Se poi arrivasse, comunque posso ancora riaprire il match. Ok, andiamo a vedere chi di loro due andrà a scontrarsi nella prima semifinale contro Rick. Paprika contro Arizona. Naturalmente ho sbagliato i nomi. Ok, ci siamo. Secondo me l'hanno arrestato. Stack favorito del popolo, ma. Stack lo vedo. Lo vedo. GG cosa? GG cosa che ti ho insultato tutto il tempo? Te avrai mutato la live, ma ti ho insultato tutto il tempo. Cagare te il cerbiatto in finale, ti sei anche preso. Paprika. Guardate anche che bello negli avatar che man mano che se le prendono vengono picchiati gli avatar anche su dalla barra dell'energia. Questo gioco è delizioso. Delizioso. Ah, ecco il secondo. Qual era il secondo difetto del gioco? Era che il single player è difficilissimo e che le barre della super si carichino effettivamente un pochino troppo piano. Anche se abbiamo visto prima una level 3, ragazzi. Tsundoku prova a affidarsi alla sacra tecnica del cavivoro, ma la paprika di Evendurias non ci sta. Spara lana a tutte le parti, a destra e a sinistra, però è uscito di super, prova anche la super. Lo sapeva, lo sapeva. Citazione di Juste, lo sapeva. Tsu che sarebbe arrivata la super da dietro, separato, ma non è bastato. Comunque sia, entrambi sono andati molto 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 vicini dall'essere anche alla sconfitta di Evendurias. Ma ha vinto Evendurias. Sembra Kuzco delle furie. Non l'ho mai visto le furie dell'imperatore. Vorrei farlo vedere ai miei figli, però ho paura che gli faccia ancora paura. Quindi, molto sensibile. Ah, scusate. A parte che partiva. Non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto. Dicono che sia molto bello. Che sia uno dei più belli proprio della Disney. Allora, tra l'altro, qualcuno finirà contro Steve. E forse proprio io. Perché a tabellone potrei essere io quello che va a finire contro Steve. No, Steve è andato in una cosa a parte. Quindi, enter match. Come si fa? Qua faccio fare poi a Walter. Perché non so come si faccia a far andare avanti. Report score. Chi faccio andare avanti? Boh, non lo so, faccio fare Walter, non mi ricordo per far andare avanti i non giocatori. Faccio fare a lui, va. Non te ne sul lei. Parte di target combo, anche la Arizona di Tsun, manca però il colpo aereo. Un pochino di lag, ci sta. Bella la parata di tutta la target combo con la testa di Arizona, prova a colpire di 2-2 H.
No, 2-2L, è questa 2-2H, perché colpisce anche a full range, però fa andare tutta la magia. Cade a terra e si ruppe il cervelletto, esatto. Attenzione, 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 perché qua abbiamo anche un Evendures on fire con Paprika e primo match point per Even Walter. Potrei prendermi Tsundoku, effettivamente, io. Potrei prendermi Tsundoku. Che poi mi batterà e mi prenderà per il culo per i 15 anni a venire. Che ha vinto contro di me un picchiaduro. È molto vicino, molto super carica e molto vicino al colpo del KO che avviene di testata pecorosa. Si abbraccia e Evendurias va in semifinale contro Rick Hunter. Allora, un torneo molto rapido effettivamente questo qua. Allora, abbiamo detto 2-0 ha già fatto, ok, reopen. Adesso voglio vedere, no, che cazzo, ho fatto reopen, sono un cretino. Vabbè. Record score, marco. Voglio vedere un attimo, lato loser. Si è messo, come si fa ad andare avanti qua? Metti 2-0 metti 2, fai andare avanti così a caso. No, Tsundoku... Ok, dovrebbero giocare poi Tsundoku e Umberto. Ok, Marcus complete. Quindi Tsundoku e Umbe potete giocare. Come cazzo faccio ad andare avanti? Start match e... Oh, metto un 2-0. Faccio così, no? Forse lo stava facendo lui. Allora, Tsu e Umbe andate pure nel loser, partite pure, e nel frattempo andiamo a vedere la prima semifinale, a questo punto Walter ha appena giocato, tra Steak e Meluz. Ah, ok, hai messo il 2 così, perfetto, ottimo. Anche Steve va avanti, e bon, vai avanti tutto quello che si può andare, quindi. Io specto Steve e dai, Steak e Meluz. No, aspettate, siete partiti? No, ok, sono partiti gli altri. Steak e Meluz sono qua. Assiste alla prossima lotta. Steak e Meluz. Semifinale, attenzione. Semifinale. Velvet contro Paprika. Attenzione. Tu devi ancora aspettare, Paccio. Devi ancora aspettare. Perché non c'è ancora il tuo avversario. Come me. Ok, io Steve Gouki e io passo anche avanti. Vabbè, aspettiamo che Walter finisca di mettere tutti i cosi. Andiamo. Parte aggressivo il Meluz. Costringe all'angolo la Velvet di... ha trovato pane per i suoi denti. Con questo insta teleport che piove dal cielo, ha trovato pane per i suoi denti. Però guardate il danno di Velvet. Steak sa come tenere lontano Meluz. Guardate che tartasso! Che recupero! E di ghiaccio freddo come il ghiaccio che lancia Steak. Si porta a casa il primo round. Mamma mia, ragazzi. Qui si potrebbe avvicinare il bevo moment numero 6. Anche se siamo a luglio, questo qua possiamo ancora farlo entrare nei bevo moment di giugno. Anche perché non ho trovato un bevo moment nel torneo di Twinkle che mi aggradi. Poi devo ancora vedere bene. Guardate il danno. Oh, che ha subito Paprika. Bellissimo questo. Manca il launcher. Manca di nuovo il launcher Meluz. Attenzione, manca di nuovo il launcher leggermente lontano. Cerca di stare a distanza, ma dovrebbe stare di più vicino. Continua a cercare di difendersi
zonando e attenzione, si para molto bene, ma si para anche a sua volta Meluz, super carica per Velvet. Vediamo cosa farà Stack, come cercherà di attaccare e come si difenderà Meluz. Attenzione, un colpo dalla sconfitta, si difende dal... Mamma mia, Stack si difende dall'overhead, ma Meluz non ci sta e riporta sull'1-1 le sorti del match. Bravissimi, bravissimi. Tira fuori un po' di robetta. Era una girella motta, sembrava quella. Fastidiosissima. Riesce a interrompere la super Meluz di attacco in salto. Questa volta si mette male. Questa volta si mette male per Stack. Non tutto è detto fin quando è detto e quando l'avete detto. Citazione, autocitazione. Però qua la situazione è molto grave per Stack, che deve correre ai ripari. Innanzitutto si sta ricaricando la barra della magia per Stack. Questa volta aspetta molto bene Meluz, cercando di prenderlo in fallo nel momento. Lo colpì. Cosa è successo? Si era riuscito a parare, ma no. Un secondo colpo. Mamma mia, ragazzi, che match. Bravissimi. Bravissimi. 1-0 per Meluz. Che emozioni. Che emozioni. Eccolo un candidato al bevo, mamma mia che Matchinson, che Matchinson, andate pure. Vediamo Stack con un Germano Reale in testa, Meluz con una coppa di noodle, ah no, erano i capelli di Paprika. qua sono studiati, si vede che c'è dello studio qua, si vede proprio che c'è dello studio. Allora, poi aggiorniamo il bracket, vediamo un pochino. Ah, però questo qua non me l'ha ancora ongoing, perché non me lo dà questo? 2 report score, non mi registra lo score. Non mi registra lo score del primo del loser, come mai? Ah, ok, l'ha preso, perfetto. Fatto tutto, okay, ottimo, era il mio PC, grazie Walter. Allora, vediamo se Meluz staccherà il ticket per la finale. Tra l'altro guardate anche la barra dello stun che fanno gli attacchi di Velvet. Bellissima questa canzone è fantastica. È tutto perfetto, è tutto giusto in questo gioco. È tutto giusto, soprattutto i personaggi. Ah, provato l'anti-air, ma la... va vuoto! Non arriva però col ghiaccio. Stack potrebbe chiudere e lo fa di chip damage. Che chip damage. Attenzione, primo punto remontata per Stack John. Prima possibilità di neutralizzazione remontata per Meluz e possibilità di match point per Meluz. Ciao Nak! Questo è Them Fighting Hurts. Noi lo chiamiamo il picchiaduro dei mini pony, perché c'è un pochino di lore dietro sui mini pony, perché andate a cercarvela su internet, non sto a tediarvi. Però sostanzialmente è il seguito non ufficiale di Fighting is Magic. Come stai Nak? Tutto bene? Cantiamo la sigla dei mini pony insieme. L'ha messa Rick stamattina nella storia. Attenzione, carica la super anche per Meluz. Tiene le distanze, aspetta il momento giusto. Questa volta colpisce, non riesce. Segnatevi questo, perché ha bloccato con il proiettile la super di Meluz e ha contratto questo qua. Potenzialmente bevo moment numero 6, ragazzi, me lo andrò a rivedere, ma potenzialmente semifinale Stack Meluz, bevo moment numero 6, attenzione, 1-1 signori, chi vince questa va in finale, è molto figo, ma è molto difficile. Tra l'altro, dicevo, lo regalava Epic a Natale di 2 anni fa, quindi se sei uno come tanti di noi e il sottoscritto che riscatta
ad cazzo un qualsiasi gioco gratuito, potresti averlo anche tu nella libreria di Epic. Tocca a Pacione Umbe. Fatemi un po' vedere. Ciao Palche. Ciao Palche. Tocca a... Ah, perché... Com'è finita Umbe con Su? Com'è finita con Su? Che lo aggiorniamo. Già fatto Walter, ottimo. E Pacio Umbe, andate pure in loser. Andate pure in loser. No, mi si è bloccato tutto. Ah no, ok, ci siamo. Attenzione ragazzi. La bella. La bella. La bella per la finale. La bella lava al fosso, Ramarei, Ravanei, Remulas, Barbabietule, Spinaz. Provano di Poc. Entrambi. Bellissimo. Tra l'altro ha imparato molto bene le distanze di quel colpo maledetto di ghiaccino che salta da sotto Stack, che c'è veramente del lab qua, eh. C'è del lab. Ma Meluz non ci sta. Attenzione! Remontada e primo match point, final point per Stack. Occhi di ghiaccio, freddezza di ghiaccio, come il ghiaccio che spara la nostra Velvet. La nostra Paprika deve cercare di mettersi su. Meluz sta cercando di capire quando poter entrare alla pioggia di ghiaccio maledetta di... della Velvet di Stack, che non si lascia avvicinare. Attenzione, una cosa assurda, riesce a zonare molto bene, si aspettava il cambio di direzione, ma questa volta Meluz con un bellissimo cross up, un altro cross up, riesce, non entra il launcher di Lana. Attenzione, il launcher di Lana è bellissimo e rimonta completata e finale per, era giusto no? Sì. E finale per Stack. Mamma mia. Ciao Tiramizu. Mamma mia. Mamma mia questo Stack e mamma mia questo Meluz. Che semifinal, ragazzi. Che semifinal. Bravissimi. Pezzo rotto il gioco, pezzo... No, non ho fatto niente questa volta. Non ho fatto niente. Quindi, stanno giocando in loser Pacione e Umbe. Stack va in finale. E adesso andiamo a vedere l'altra semifinale tra Rick e Venduria. Sai, qua un altro bel match, ragazzi. Qua un altro bel match. Fatemi un attimo segnare lo scoreboard. E Venturias. Ok, reset score. Molto bene. Seconda winner semifinal. Dove siete? Qua. Ok. Quando volete. Probabilmente sarà da switchare i nomi. No, era giusto. No, così. Venture e Seric Hunter. Ok. Ora, vediamo se... allora, Venture sappiamo che sa utilizzare molto bene Paprikina. Rick, vediamo se continuerà con Arizona o se tornerà a Tianhuo. Vediamo un pochino... Sono molto curioso di vedere... Come cercherà di tenere a bada l'alpaca di Evendurias, l'alpaca domestica di Evendurias. Come stai, Tiramizu? Tutto bene? Tutto bene. State assistendo al terzo torneo Bevo Drunk Fighters, la lega di picchiaduro moderni. Velvet, attenzione, attenzione, cala l'asso, cala l'asso. Calalasso zoning, Rick Hunter, che non gliel'abbiamo ancora visto usare, però Evendurias non gli lascia tempo di sparare ghiaccio. Attenzione, molto bene, esce molto bene però Rick dall'angolo e cercherà probabilmente di fare il giochino di tenere alla larga con i proiettili. E no, invece attacca molto coraggiosamente, cerca di attaccare, induce anche al baita il salto ad Evendurias, scolpendolo poi con quella cazzo di cascata di ghiaccio maledetta.
questa target combo, attenzione, però è uscito di nuovo molto bene dall'angolo Rick Hunter, che potrebbe con un colpo secco chiudere il match, il round. Bellissimo questo teleport da parte di Venturias, non ha ancora la super carica, ce l'ha quasi in questo momento. Piccoli, mamma mia, bravi, bravissimi, bravissimi, bravissimi. Musica piratesca. Si aspettava probabilmente il teleport. Rick Hunter che continua a tartassare di ghiaccio la povera Paprika, che tira anche i vasi che ha in casa di Fiori. Perde la combo purtroppo Venturias. Cerca di avvicinarsi. Però il divario di energia è veramente tanto. Potrebbe cercare la super. Stessa cosa che è successa a me. Se salti la super, sei fregato, perché ti spinge indietro, ti colpisce e non ti puoi parare. Questa cosa qua è una cosa parecchio rotta. Parecchio rotta di questo personaggio. Credo, Poi non lo so. È successo a me, è successo a te. Quindi potrebbe essere una cosa. Poi ci sarà sicuramente il modo di pararsi, io questo non lo so, però allora assisti la prossima volta. Via. 1-0 per Rick. Se vincerà il prossimo match andrà in finale contro Stack. Chissà se questa eventualità, in caso di questa eventualità succeda, chissà se vedremo un mirror match. Com'è andata Paccio e Umbe? Che Walter sta scrivendo, sta giocando, così aggiorno io il tabellone. Vinto tu quanto? Vabbè, non è rilevante, però almeno segnala le cose giuste. 2-0, ok. Quindi loser. Paccione 2. Mark is complete. Quindi tu devi aspettare il tuo... No, Meluz Paccione, potete giocare, ragazzi. Meluz Paccione. Stavolta si para molto bene Venturias. Cioè, sto attacco è devastante. Praticamente questa combo qua che ha fatto adesso di 14 colpi toglie come quel colpo di ghiaccio di Velvet. È assurdo. Non, bisogna solo pararsi con, quando hai questo personaggio... Molto bene però, molto bene, bellissimo corner e primo round e possibilità di rimonta per Venturias. Dicevo, bisogna solo pararsi se ti trovi Velvet contro. Il problema è che come ti pari, che se sei lontano ti può sparare il ghiaccio sopra, dritto e anche da sotto, come ti pari? Piccola lag che però ha permesso ai Venturias di continuare lo stesso la combo nonostante il lag. E attenzione, mamma mia, match velocissimo e che rimonta e che recupero, 1-1. Vabbè ragazzi, non a caso stiamo guardando una semifinale, Finché il migliore del torneo fino adesso è Steve. No, più che altro io inizio a essere preoccupato sul serio. Perché non è da lui neanche scrivere. Non è proprio da lui. Inizio a preoccuparmi. Che figo! Scusatemi, è una cosa che mi hanno accettato una roba e quindi... Oh no! Vabbè, lo faccio dopo, dai. Ok.
Signori, la bella, chissà se sarà una meravigliosa, per la finale. Chi andrà contro Stack? Attenzione, cambia. Cambia Rick, tornati a nuovo. Questo è un bel match, questo è un bel match, perché sono due personaggi molto, molto da attacchi ravvicinati, però si possono avvicinare molto, molto velocemente l'un l'altro. Oltretutto entrambi hanno dei begli attacchi overhead, come anche quel bel calcio che avete visto di Tianuo. Mamma mia, questa paprika però. Ha trovato il segreto dell'eterna giovinezza. Mamma mia. Che rimonta, e potrebbe staccare il biglietto per la finale in rimonta e Venduria, svincendo questo round. Rick Hunter non ci sta. E teleport della paprika di Venduras prende alla sprovvista Rick Hunter, che però riesce in qualche modo a liberarsi, attaccare in bellissimo con la spallata, ottima rimbalza, di nuovo il teleport. Si equivalgono praticamente a livello di energia. Super 2 carica per Venduras, Super 1 carica per Rick Hunter, e sono lì e devono fare una scelta entrambi. Devono fare una scelta, devono fare molta attenzione, perché entrambi sono molto vicino. Bellissimo, para il vaso, ma non è sufficiente. Ma non è sufficiente. La paprika di Venduras vince e va in finale contro la Velvet di Stack. Bravo però anche il buon Rick, che va in loser bracket, e vediamo contro chi dovrà vedersela. Allora, quindi Meruz Pacione, dobbiamo ancora sapere il risultato. Perché mi è sparito? Ah, ok, c'è questa cosa qua che mi dimentico sempre, che bisogna tornare indietro. Allora, perfetto, winner final. Vediamo se c'è qualche loser da poter fare. Ok, io devo poi giocare contro Rick. Quindi allora facciamo una cosa, Rick. Giochiamo io e te. Giochiamo io e te mentre aspettiamo. Così lasciamo un attimino di suspense per la winner final. Giochiamo io e te e vengo subito a sfidarti. Allora, pezzo. E tanto sicuramente mi dimenticherò di aggiornare lo scoreboard, ma chi se ne frega. Ti cerco e ti sfido. Ah, sei qua. Tanto non si scappa. Ok. Bravo. Perché non mi ha... Giusto? Perché? Ma perché sull'aereo perdo sempre?
No, ho sbagliato. No, che culo. Che culo, ti è passato tanto così dallo zoccolo. No, ho sbagliato. Ho sbagliato di nuovo. Naturalmente. Ok. È difficile, è difficile. Bravissimo. No. 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 Brivido, brivido. Quindi cos'è? 1-1, vero? No, aspetta, era la prima questa. Cos'è? 1-1 o 1-0? Ragazzi, aiuto, era la prima? Forse era la prima, vero? 1-0. Aspetto che qualcuno mi dia... Ok, 1-0, grazie. Grazie che mi sono un pochino... Ok, ottimo. No! Porca puttana. Allora. Ma è impossibile. Cioè, guardate quanto danno gli ho fatto io rispetto. Cioè, è assurda sta cosa. Cioè, è incredibile. Cioè, io ho pestato come un fabbro mezz'ora, gli ho tolto neanche mezza barra. Sto personaggio, dai, comunque sia, è rotto per forza. Poi non si può fare proprio nulla.
va bene, ok. No, la capretta non è sgrava, ragazzi. La capretta è molto tecnica. È molto tecnica. Proviamo a tenerlo, dai. Via. Allora, alla fine di questo torneo, poi vi dirò quale sarà il prossimo Bevo Drunk Fighters di settembre. Un altro gioco che in pochi secondo me conoscono, o sicuramente in pochi hanno visto. Sbagliato. Sì, vabbè, dai, però. Non è possibile. Dopo questa, veramente, dopo questa. Mi ha preso la super, mi ha tolto la barra e però mi ha colpito, cioè no. Ma dai, su, ma come cazzo si fa? Ditemi quello che volete, ma questo personaggio qua è illegale. Cioè, dai. Ciao Lino. Dai, ma dai, su. Questo è veramente da bannare. Dai, GG Rick. Allora, quindi Rick passa avanti e io posso togliere. No, l'arcade stick lo lascio perché sennò non so come muovermi in menu. Allora, devo uscire, scusatemi. Esco dall'incontro e andiamo a vedere la winner final tra Evendurias e Stack. Eccolo qua. Allora, Stack, quando vuoi sfidare Walter. Ok, io vado a cambiare. Come stai, Linone? Tutto bene? Allora, Stack e Evendurias. Update. GG Rick. Sì, ma la combo da 10 hit, faccio il problema è che io di combo a questo gioco faccio combo anche da 20, 25, 30, 40 hit. Il problema è che ha uno scaling della Madonna. E questi personaggi qua, non so se hai visto quanta, come si dice, quanta energia tolgono con un colpo. No, no, ma tanto non conviene fare combo lunghe. Non conviene fare combo lunghe. Il discorso è proprio quello. Allora, winner final. FT2 ancora, ragazzi. No, alla fine li fai facili con le super, perché ci sono delle super che ti fanno 20 colpi solamente di super, quindi alla fine fai veloce a far 40 hit. Guarda, 16 colpi se avessi fatto la super, adesso non so che quanti colpi faccia la super di banana gio qua, di paprika, però. Mamma mia. Mamma mia, Evendurias. Stai tazzando un Sangiovese, mamma mia. Allora direi di sì. Direi proprio di sì.
Non lascia la culata di paprika non lascia scampo, non lascia possibilità neanche di caricare la barra alla... Attenzione, che staremo andando incontro al primo perfect di giornata? No, perché naturalmente ho parlato. Attenzione, potrebbe essere la remontada di Stack, prende il suo midrange, prende quello che laddove Velvet è più forte, ma no, era troppo il divario di energia tra i due giocatori. Quindi Evendures si porta in avanti per 1-0 in Winner Final. State assistendo alla terza giornata, al terzo torneo di Bevo Drunk Fighters. Il gioco in questione è Damned Fighting Herds. Gioco che è stato, se non sbaglio, pure all'Evo. Se non ricordo male, forse in qualche side Shin, però mi sembra che sia stato anche all'Evo, così come Nitro Plus Blasters, che è un altro gioco che è stato all'Evo e tornerà anche nel Drunk Fighters. Ma il gioco del quarto torneo Drunk Fighters di inizio settembre lo scopriremo alla fine di questo torneo. Sembra di vedere il Mugen. Eh sì, ci sono dei personaggi. È molto mescioso, questo gioco. Però comunque sia. È molto tecnico. Molto tecnico. È molto importante parare, cosa che nessuno di noi sta facendo, a parte qualcuno. Io, tipo, vabbè, io non sono capace a parare in nessun gioco, quindi lasciamo perdere. Però qua è veramente tanto importante. Guardate il danno. Ha fatto 4 hit. Guardate, ha tolto mezza energia a Paprika. Guardate la fatica che deve fare Paprika per togliere altrettanto. Attenzione, stack di rimando. Però, oh, bellissimo questo teleport, ma questa volta se la aspettava. Bella questa combo, nessuno ha la supercarica. Stack deve riparare i danni, prendere le distanze, si aspetta forse di nuovo un teleport. Vediamo come cerca di provare a colpire l'ultima. In ultimo colpo a Evendurias e attenzione perché già prima c'è stato uno storico rimontone di stack che gli ha fatto guadagnare la Winner Final. Vediamo se qui riuscirà a fare altrettanto. Resettando e andando al... No, resettando no, però andando alla meravigliosa. Vediamo un pochino. Intanto adesso il counter dei round gli sta dando ragione. E come al solito pezzo parla e porta sfiga. Evendurias non ci sta. E Venduras dice: io voglio conquistare la mia ennesima finale, la mia 1500esima finale dei tornei retro e non retro. Quindi, Paprika, fai il tuo dovere. Attenzione all'angolo, pericolosamente all'angolo. Qua Stack deve riparare in qualche modo, non ripara. Poteva probabilmente cercare di tirare una super a muzzo, così da allontanare Paprika e fare comunque anche un pochino di chip damage, ma ha provato, secondo me, ha cercato di risparmiarsi la barra per l'ultimo match. O semplicemente non è entrata la mossa. Alla fine ci sta visto il tema. Bello, salta il teleport, però questa volta Venduras non si fa fregare. Viene colpito dal vaso. Corner per Venduras, riesce a liberarsi mid-screen, attenzione, sono lì, due colpi di Velvet e una combo di Paprika e i giochi sono conclusi. Vediamo cosa succede, prova la super, l'allontana, fa il gioco giusto, double KO. Double KO sulla... Beh, qua ragazzi, mi sa che il bevo moment ci sarà da scegliere su vari bevi moment, super 3 carica tra l'altro per Evendurias, attenzione. Attenzione, Super 3 carica che sicuramente starà urlando su Discord come cazzo si fa perché non ho la più pallida idea. Riesce a uscire dall'angolo, Stack, mamma mia. Salta la mela di... Poteva mangiarla, se non sbaglio fa anche recuperare un pochino di energia anche se la mangia l'avversario. Guardate, un quarto di energia, la punish, mamma mia. È vicino, è vicino, è vicino, è vicino Evendurias. Il super 3 carica, attenzione cosa succede. Stack non ci sta. Carica.
Viene colpito, ma complimenti, ragazzi. Bellissima, bellissima. Pure un double KO. Non potevo chiedere una winner final migliore. Bravi, bravi. Complimenti. Tanta roba. Bravissimi. Allora, quindi hai schiacciato, esatto. Allora, winner final che vede il buon Evendurias, che lui gioca, aggiorna anche il tabellone, non so come cazzo faccia a fare così veloce. Andiamo a vedere il lato loser, visto che dobbiamo aspettare il allora, Rick e Pacio, avete già iniziato? Perché se no l'aspettiamo, tanto dobbiamo aspettare voi. Allora, Rick, se non avete iniziato aspettate, eh. Ok, allora aspettate un secondo, Rick Hunter, Pacione, questa è la loser semifinal, loser semi, update, reset score, e dove siete Rick e Pacione? Siete qua? Ok, no, che uno ha un gatto dietro anche. Ok, andate pure adesso, ragazzi, quando volete. Loser semifinal. Chi vince questa va in loser final contro Stack. Chi vince quella tornerà in grand final contro Evendurias. E chissà che magari lì Stack potrebbe prendersi la propria rivincita. Su, bravi ragazzi. Bello, 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 bello. Bello, bello, bello. Cosa mi hai mandato? Attenzione, Strong Wolf contro Velvet. Qua ne vedremo ghiaccio contro ghiaccio, ragazzi. Ne vedremo delle belle. Ne vedremo delle Velvet. Ne vedremo delle Velvet, signori belli. Per un bel pezzo mi hai sentito così? Ma veramente? Ma tutti mi sentivate male? Ma tutti mi sentivate male prima con la voce in falsetto? No, non ho toccato niente. Ah, ok. Ciao Coscio, scusa, non ti avevo visto. Oh, Crespa, che roba. Intanto rimonta di Pacione, che è il messer guerriero vichingo nordico rennone Strongwolf, riesce a rimontare la Velvet di Rick, che comunque anche Strongwolf, guardate che sassate che tira. Comunque sì, le Punish fanno molto male in questo gioco. Quando ci dà di contrattacco fa molto molto male. Bellissimo, entra bene la super, allontana, e qua potrebbe zonare. Qua potrebbe zonare Rick. Però ha molto 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 range la Shona di Pacione, che lascia e lascia anche Rick per terra. Innanzitutto ho sbagliato, come al solito, a mettere i nomi. E ok, è bellissimo perché sembra un gioco in flash dall'aspetto. No, ma questa qua è la Pixel Lobby, è fatta volutamente così. La cosa bella è che in Pixel Lobby tu, se vuoi, puoi andare in giro a farmare sale che ti serve per comprarti gli oggetti, il glamour e quant'altro, e puoi fare anche delle sorte di dungeon all'interno della Pixel Lobby.
i dungeon e giocare contro dei bot che ti permettono di farmare ulteriormente roba con la quale puoi comprare gli oggettini che vedi in testa ai vari animaletti, e questo gioco è totale, ma poi ha uno story mode fantastico. Il problema è che è difficile, è difficilissimo, cioè veramente a livello 1 ti ara la CPU, è veramente difficilissimo questo gioco, perché sennò varrebbe la pena di comprarlo o giocarlo se lo avete gratuito per lo story mod, perché è veramente figo. Olè. Allora, secondo match e possibilità di Pacione di andare contro Stack per il per la loser final. Di rimando, di riflesso, Rick sicuramente venderà cara la pelle, perché dice: voglio andare io, voglio andare a vivere in campagna. Ma guardate che male, bene, molto bene, riesce a uscire molto bene dal corner. Guardate lo scudo maledetto che non si rompe di Strongwolf. Purtroppo arretrato troppo Rick, si è ritrovato di nuovo chiuso all'angolo, laddove il mix di Strongwolf che attacca da sopra, da sotto, di fianco, da lontano, da vicino, fa male. E anche il vecchio barbuto lo guarda e gli dice: mamma mia che bel lavoro che hai fatto. Cos'è la barretta verde che si riempie quando prendi i colpi? Praticamente è una barra dello stun, credo. Una volta che è tutta riempita, se non ricordo male, va in stun. Mi sembra, non sono sicuro, ma mi sembra di sì. Mentre quella sotto, quella lunga, è la barra della super. Hai tre livelli di super e tre super diverse, dei quali il secondo livello è una sorta di install, diciamo. Mentre la barra, quella ad arco, è la barra della magia, e ogni personaggio ha una magia, chiamalo un pochino il tasto, come fosse il tasto unique di, ad esempio, di Granblue Fantasy. Ogni personaggio ha la sua magia unique personale che si ricarica, sia che fa danno in maniera diversa, sia che si ricarica in maniera diversa, perché certi come Strongwolf, vedi, si ricaricano col tempo, certi invece si ricaricano facendo determinate mosse, come Oleander si tiene premuto il tasto e col libro, col corno, ricarica il libro e ricarica la magia, tipo Tianuo e Strongwolf si ricaricano col tempo. Personaggi invece come ad esempio Shanti, la capretta, devi fare un move, cioè giù tasto d'attacco, lei fa un colpo e si ricarica la barra della magia. Per quello che dico, che è studiato molto bene il gioco, cioè con i piccoli accorgimenti, se facessero mai un seguito studiato bene, aggiustato, sarebbe un signor gioco, sarebbe un gioco della Madonna. E già comunque lo è molto divertente, molto ciaciarone, molto cacciarone. E intanto attenzione, Rick rimonta e si porta sull'1-1 per Rick. Ora andiamo a vedere l'ultimo match della loser semifinal. Abbiamo provato la versione dei nipponi, l'ho provicchiata molto molto alla veloce, ma mi piace più questa. Mi piace più questo. Sarebbe, allora, sostanzialmente, se non ricordo male, il discorso è che doveva essere quello il gioco vero. Il problema è che poi hanno avuto o dei problemi scazzi con Hasbro per quanto riguarda i diritti, o comunque non volevano che un brand per bambini si picchiassero o quant'altro, quindi Fighting is Magic non ha mai visto la luce in via ufficiale. Esiste, si può ancora trovare, lo trovate anche molto facilmente, però poi alla fine hanno girato lo stesso design sostanzialmente di Mini Pony su altri animali, svincolandosi dal brand, e quindi, però anche quello è molto carino. Molto carino, questo però è più bello, e forse proprio anche il bello e la varietà degli animali, che è molto bello. Effettivamente, se però uno gli piacciono i mini pony, là li trova tutti, quindi My Little Pony, scusate. Comunque basta cercare su Google Fighting is Magic e lo trovate in 3 secondi. Anzi, forse l'avevo anche postato su, quando avevo ancora il gruppo Telegram.
Allora, Pacione se la sta vedendo brutta, mamma mia, però. Appena l'ho detto, una counter assurda. Però Rick lo rimette al suo posto. E qua deve fare i miracoli. Pacione di lavorare molto di scudo. Rick lo sa molto bene, infatti cerca di difendersi, cerca di sparare. Pacione conosce... ha tardato un attimo a rimettere lo scudo. Ed è stato colpito dal darts di ghiaccio di Rick, che adesso si trova ad avere il primo match point e loser final point dalla sua. Quando ancora era un telegrammer, esatto. Mai scelta fu più azzeccata che uscire da tutti i gruppi Telegram, compreso il mio. Mai scelta fu più bella, corretta e giusta. Attenzione, qua, a meno che Rick non ci faccia vedere un mezzo miracolo, Pacione è messo abbastanza bene. Prova il... Eh sì. Ha provato il cross up, gli è riuscito e l'ha crivellato di colpi bassi e alti. Quindi... No, aspetta. Ma sono 1-1. Sono 1-1, è vero, che pirla. Sono 1-1, quindi questa è la meravigliosa. Neanche con lo scoreboard riesco a ricordarmi i punteggi. Sono fantastico. Chi vince questo, ragazzi, chi vince questo round, fa il loser final. Poito! No. Ah sì, invece. Ha preso. Vabbè, quanto ha tolto quella Super 1? Ma è illegale anche lui. Ok, piace il ghiaccio ai creatori di questo gioco, piace molto il ghiaccio. aia, molto vicino alla fine, e mamma mia, Pacione risorge dalle proprie ceneri e cioè praticamente ha perso contro di me, no, ha vinto contro di me, hai vinto contro di me forse, sì? No, non è vero, hai perso contro di me al primo turno e adesso sei in loser final, pazzesco, che pacione, hai perso solo contro di me, ma come? E dobbiamo parlare. Ciao Paolone, oggi ci chiedevamo che fine avessi fatto e se cerchi su Telegram tutti di oggi c'è anche una cosa che ti riguarda che ho fatto stamattina. Allora, quindi, GG Rick, GG Pacio, e a questo punto Pacione contro Stack. Dov'è Stack? Qua? Allora aspettate, Loser Final. Come stai Paolo? Ti stai ripigliando un po'? Attenzione, ultimo. Come lo tende offline? No, ultimo match, ultimo scontro FT2, dopodiché si va in FT3. Attenzione. Come stai, Paolone? E Venduria si lì dall'alto della sua grand final che aspetta il suo sfidante. Infatti, chi vincerà tra Stack e Pacione andrà a sfidarsi con Evendurias per lo zoccolo d'oro. C'ho pezzo visto, non ho sto ripigliando, sono in merda tutta. Ah, madò, che palle. Che palle. Ragazzi, al via loser final. Pacione, Stack, di nuovo ghiaccio contro ghiaccio, Strongoof contro Velvet. È proprio questo qua, era il tuo gioco, sei stato uno zuccone a non iscriverti. Questo era il gioco di Peppe. E eravamo veramente tutti allo stesso livello qua. Ti è tutto detto che è arrivato Pacione in loser final. Ed è probabile. E al momento è probabile che faccia il primo punto. Dai Stack, disintegralo.
Vabbè, ma tanto lui è così da sempre, dai tempi del primo Clash, che prende i personaggi sgravi e poi bara e prende i personaggi con le armor grossi che fanno tanto danno. Mi ricordo quando mi fece prendere l'uomo cesso a Kinnikuman, l'uomo vespasiano, dicendomi che era forte. Attenzione, molto vicino a fare il primo punto. Stack deve togliersi dall'angolo, non riesce. Para molto bene. Qua ha fatto una bella cosa, ha parato e ha contrattaccato molto bene. Questa cosa c'è da dirglielo. Questa volta ha fatto una cosa molto bella. 1-0 per Pacione. Pacione l'ho studiato, sì, l'ho studiato. Oggi mi ha ancora detto alle 5 di pomeriggio sto installando il gioco dei pony, quando invece figurati, ha comprato i DLC, ha comprato tutto. Cioè, lo starà labbando credo da 3 mesi, da quando l'ha annunciato. A noi, proprio a noi ce la vuole raccontare. Certo che un nuovo cesso non si presenta. Di suo bellissimo. Ma io non conoscevo il gioco, mi ha detto quello è fortissimo, prendilo perché... Vale, poi il resto... storia. Ragazzi, papabile ultimo match di Stack, papabile ultimo match di Pacione se vince, per andare with a ticket to the grand final. Era forte ma non ha le mani, e grazie. E grazie. Let's go. Comunque c'è materiale in questo torneo per il Bevo Moment 6, ragazzi. Se non sapete cosa sono i Bevo Moment, andate sul mio Instagram, punto esclamativo IG, o punto esclamativo Instagram, non mi ricordo mai, punto esclamativo social, per un link che li racchiude tutti. Ogni mese viene scelto un momento dei tornei retro o non retro, o anche comunque competitivi, perché il primo Bevo, se non ricordo male, era Fight Cage, il gioco che abbiamo solo noi, che abbiamo ideato noi, io e Stack, con la partecipazione di Maraichux per quanto riguarda il logo di Fight Cage, la sfida, il nuovo modo per giocare gli arcade che abbiamo solo noi, perché lo ha programmato Stack e l'ho pensato io e l'ha disegnato Maraichux, è stato... il primo Bevo Moment, quindi tutti gli eventi competitivi che sono su questo canale possono essere nominati Bevo Moment. Potete andare a vedere gli altri 5, 6, 5, 5, gli altri 5 sul mio Instagram. Attenzione, 1-1 vanifica il primo remontada point e primo match point per Pacione. Attenzione, qua Stack deve o vincere, non ci sono scuse. O vincere, no excuse. Bellissimo questo da... Come fate a lasciare e cambiare lato? Lo sapete solo voi. Che sfiga per un non nulla, quello avrebbe fatto molto male. Il ribaltamento di fronte lo allontana. Non è male questa tecnica, però è esatto, non è male, però si dà un pochino la zappa sui piedi da solo Stack, perché se lo ributta contro... Attenzione, qua è difficile, ma non impossibile. È difficile, ma non impossibile. Lo colpisce di super, è andata. Però buon tentativo di Stack di ribaltare le sorti, e ottimo torneo di Stack, veramente complimenti, bravo Stack, mi hai reso fiero di te. Bravissimo, ottimo torneo, bravo. Allora, quindi Pacione contro Vendurias, grand final, ragazzi, FT3, ok? FT3, Grand Final. Vedere Pacione in Grand Final veramente è qualcosa di comico. Varrebbe questo il Bevo Moment. E Vendurias? Grand Final. FT3. Update. Signori belli, godetevi lo spettacolo. Tanto eventi sfonda, ma lo vorrei ben vedere. Lo spero. Tra l'altro anche. Ciao Cadro. Non ho parole per non averti visto in questo torneo, Cadro. Cioè,
il torneo dei cavalli, cioè non potevi non esserci. Degli stalloni, non potevi non esserci tu. Me l'attacco qua, anzi qua, come i tori. Ciao, cadro. Quindi, alla fine di questa finale, vi dirò il prossimo gioco del Drunk Fighters. Ok? Quindi, vedremo se innanzitutto questa finale sarà una finale a senso unico, se sarà una finale finale, o se ci sarà un reset. Ricordiamo che Pacione deve battere due volte Evendurias per vincere il torneo, in quanto Evendurias non è mai finito nel loser bracket. Alla fine di questa finale, al termine di questa finale, ok. Bellissimo, bellissima la combo aerea, la combo di Evendurias, ma altrettanto bello la fuga dall'angolo di Pacione che riesce a ribaltare e riportarsi al centro dell'arena. Scusatemi, ma questa ST è la più bella del gioco, secondo me. Potrei anche alzare un pochino il volume. Mamma mia, di rialzo. Il Pok da sdraiato per terra. La sacra tecnica del Pok da sdraiato per terra. Primo round per Pacione. Attenzione. Bellissima questa. Prova il cross up. Evendurias non riesce. Tira ghiaccio da tutte le parti. Il strong goof di Pacione. Ottimo, anche in cambio aereo riesce a cambiare la direzione in combo. Evendurias, bellissimo questo overhead in hide per la paprika di Evendurias. Beh, fantastico, fantastico. Questo qua match a senso unico, molto bello, molto bello, molto bello. Abbiamo visto due cose veramente fighe. Il cross up è entrato e addirittura un cambio di lato in combo durante la target aerea. Molto molto bello. Overhead di Pacione. Cerca di avvicinarsi. Cerca di fare la stessa cosa di prima. Non ci riesce, perfetto. Evitando di essere bersaglio facile della accetta. Questa. Che qua era un martello. Questo qua di Strong. Ai 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 ai. Si mette male, si mette male, si mette male. Qua per Avendura si deve cercare di uscire. Ce la fa. Riesce a entrare. Non riesce. Non riesce, riesce a entrare ma non riesce a uscire. Attenzione, super carica non serve. Non serve la super di livello 3. Ragazzi, poche super, poche super, poche super. Andate di super, poche super. Ma sto scherzando, giocate come cazzo volete. Allora, Evendurias è stato che ha un gatito in testa, una pelle di gatito in testa. 1-0 per Walter. In questa Grand Final. Ricordiamo FT3. E ricordiamo che io domani mattina alle 6 devo essere al lavoro. Però, ragazzi, comunque sia, qualche piccolo laggino, qualche piccolo input perso, quello che volete. Un gioco morto che intanto quando entrate qualcuno lo trovate, innanzitutto, che si appoggia a GGPO. Non c'è neanche il rollback, non c'è neanche un online assurdo, quello che volete. Intanto non ha avuto mezzo cedimento di crash per quanto riguarda. Ho parlato, magari ho parlato. Io sono esterrefatto da questa cosa. Sono stupito da questa cosa. Cioè, alzo veramente le mani. Non posso dire nulla di questa serata. Guardate che mondo i baggetti! Ultime parole, poi sembra Fight Kid, esatto. Perché comunque Fight Kid in certi. No, Fight Kid non si appoggia a GGPO, si appoggia a Final Burn FB Alpha, mi sembra. Però comunque sia, per un certo periodo, ai tempi, avevo usato anche Red GGPO, che è una sorta di Fightcade, e andava molto bene quello. Attenzione, attenzione. Ah, ok, stavo per dire, Evendurias ci vuole deliziare con un bevo moment. Con quel recupero, ma no, Pacione non ci sta. Pianta la lancia e corica la paprika a terra. Stampede. Si arrabbia, paprika.
spara da tutte le parti. Mamma mia, riesce a colpire più volte, prova a dare il bacetto, non ce la fa, Pacione prova a attaccare ma viene contrattaccato dalla paprika di Walter, che, attenzione, guardate quanti colpi e non è ancora arrivato adesso a metà energia. Questa fa male, questa fa male. Piccolo laghino contromossa, contrattacca, è chiusa, molto bene. Ha premuto questa volta sul rialzo, non è andata bene Pacione e si è preso il contrattacco, quindi la punizione è un danno più alto di quello normale. 1-1. Bello questo, questa combo di wall bounce. Cambio lato, prova a mantenere il centro del ring, invece corner carry, che riesce ad avvicinarsi al corner ma non a cornerizzare la paprika di Vendurias, che viene in avanti e lancia in alto il grande strong woof, che però entra in panice, guardate il danno, attenzione, attenzione, vicino, vicinissimo alla conquista del punto del pareggio Pacione, ma Vendurias non ci sta, super tre carica tra l'altro, la utilizza, no, utilizza la 1 Vendurias, vediamo se si allontana, se continua ad attaccare, no, aveva la super tre carica, poteva probabilmente chiuderla con una super tre carica pulita, non l'ha fatta e purtroppo ne ha pagato le conseguenze. Ma noi ci piace così, perché più incontri vediamo, più siamo contenti. 1-1. E let's go. Le uniche prese del gioco le ho fatte io. E le ho fatte, giuro, lì non le ho fatte apposta, per giusto per dire ci sono anche le prese. Ho fatto due prese. Ne ho fatta, mi sembra, una stack e una rick. Giusto per dire ci sono. Però ci sono sia aeree che a terra. E alcuni personaggi hanno anche la command grab aerea. Tra l'altro qualcuno, se poi ha notizie di Steve, me lo dica, perché io, ripeto, continuo a preoccuparmi. E GGPO non mi sembra che avesse il rollback. Non mi sembra. Non lo so, non ne sono sicuro, ma mi sembra di no. Però andava bene. Secondo me andava, sotto certi aspetti, molto meglio di Fightcade, ed era anche più immediato di Fightcade. Uno, adesso Fightcade 2 secondo me come immediatezza imbattibile, e se mai implementeranno tipo roba PlayStation, cosa che teoricamente dovrebbero fare con implementando DuckStation, sarebbe veramente una figata. Però devono potenziare l'online, devono stabilizzarlo un pochino, perché effettivamente ai livelli nostri va bene, ci sta, giocato ad alti livelli fa un pochino incazzare a volte. Ah ok, GGPO al rollback. Ecco perché allora andava così bene. Guarda, adesso Pacione ha la scusa che stava scrivendo, ha la scusa che stava scrivendo, che stesse scrivendo, e quindi ha perso il round. Fightcade al rollback. Ah ok, ma scritto dove, scusa? Vabbè, fa niente, poi guardo. Sì sì, ma no, ma non è un problema, ci mancherebbe, era solo che ero preoccupato per lui. Ma scusa, ma quando m'ha scritto? Me se l'ha inventato. Ma mica ha scritto. Ma cazzo dice? Attenzione, 1-1, mamma mia, ma che grand final stiamo vedendo? Ma che grand final stiamo vedendo, signori? Alla fine chi parte bene è a metà dell'opera, come si dice. Tra l'altro la barra adesso è piena, è rossa, e secondo me non è una stun, secondo me prendi più danno, Lino, quando hai la barra rossa, e potrebbe avere un senso effettivamente, avendo uno scaling del danno molto alto, potrebbe essere che la barra sia un aumento del danno, perché da arancione diventa rossa, e ho visto poi che il counter andava, cioè che il danno andava sempre aumentando. Attenzione, giusto, non poteva rischiare, stava pericolosamente risalendo. Pacione ha fatto molto bene Vendurias a giocarsi la super di chip damage, contando che aveva due barre cariche. Molto bene. Quindi, signori,
2-1 per Evendurias. Vediamo se questo sarà l'ultimo match. Lo Sepacione venderà cara la pelliccia d'arena di Stone Stronsguth. Ciao Tony, sono andato a ubriacarmi che mi sono perso. Sei andato a ubriacarti, sei arrivato in tempo per vedere la Grand Final. Ah, ok, la Grand Final. Bevo, quindi te da ubriaco in Drunk Fighters sei a fagiolo. L'unica cosa che devi fare è anche partecipare da ubriaco, sarebbe stato fantastico. Ragazzi, non bevete, come si dice, mi dissocio da tutto questo, o perlomeno bevete responsabilmente, bevete bevo, ok? Bevete bevo, ok? Sponsor che non esiste. Tra l'altro non mi sono neanche messo la maglietta, è la prima volta che faccio un Drunk Fighters, un torneo bevo senza la maglia, mi sa. Che pistola. Avete aspettato me per farla. Tra l'altro tu, secondo me, Tony, questo gioco ce l'avevi. Dovevi partecipare, eh? Dovevi partecipare a questo... No, giusto andarti a sbevazzare con gli amici. Allora, ragazzi. Potenzialmente l'ultimo match della serata. Se Venduras vince, vince il torneo. Se Pacione vince, vanifica un match point e si porta sul 2-2. Vediamo. Lo show vorrebbe un 2-2. L'orgoglio vuol sì che entrambi vogliano vincere. So che tutti sotto sotto tifate Pacione in questo momento. Io da contratto non posso tifarlo. Però lo spettacolo vorrebbe che si andasse alla bella e poi magari pure alla meravigliosa. O Double Luigi, come si dice in certi luoghi. Attenzione, qua. Senso unico. Impossibile per Pacione ribaltare questa. Attenzione, con lo scudo ha parato di scudo. No, non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Praticamente con lo scudo. Ah, ok. Con lo scudo di Stronguth ha parato la super. Gli ha rimandato indietro della roba e gli ha fatto un danno assurdo. Ragazzi, ufficialmente primo match point per Evendurias. Sai cosa gioco di Panesky? Mi lasciate una strana. Stavi per fare una super guffata. Vabbè, ma io sono il re dei gufi, comunque, Manu. Attenzione, corner per Pacione. Lo conquista e lo sta subendo le conseguenze. La paprika di Evendurias, che però adesso prova di recupero e di remontada a portarsi in centro ring, ce la fa, ma questa volta invece il danno è a vantaggio di Pacione. 1-1, primo match point vanificato per Evendurias. Paprika non ci crede, stesa a terra con gli occhi sbarellati. Neanche Pacione ci crede, nessuno di noi ci crede, ma primo match point vanificato. Attenzione, secondo match point per Evendurias. Parte molto bene, piccolo lag. Ciao, mamma mia, come direbbe Guido Meda, oh mamma mia, super carica, riesce a schivarsi, conquista l'angolo, non gli entra. Attenzione, bellissima la combo di wall bounce di nuovo di Pacione, di scudo, riesce a allontanare la paprika stunnando leggermente a terra. Super per Pacione questa volta, che colpisce e fa un danno enorme alla paprika di Evendurias, che si alza anche ella. La super carica. Oddio, cos'è appena successo? Oddio, che gran final, ragazzi. 2-2 rese vanificati, due match point, due tournament point da parte di Pacione ai danni di Evendurias. E no, che Rick Hunter, aspetta, voglio bene Rick, ma ok, il Bruno Pizzul del picchiaduro. Pezzo di specia. Vediamo, c'è tanta ciccia. Io domani nei prossimi giorni farò le clip di quelli che io seleziono come bevo moment, e su Discord, ragazzi, punto esclamativo Discord, dovrete votare quello che voi disegnerete come bevo moment numero 6. Sicuramente sarà di questo torneo. Ne ho già visti 3 di bevi moment: il double KO di Steck e Evendurias, se non ricordo male. Era Evendurias o era Rick? Non mi ricordo. Il colpo che ha fatto Steck
che si è parato con il darts di ghiaccio, la super su Melus, e poi ha contrattaccato. Questa bella rimontata sul 2-2 di Pacione in Grand Final e altre cose belle le ho viste, ragazzi. Quindi rimanete lì, rimanete su Discord, punto esclamativo Discord, che fatemelo per favore, chi non c'è venga, che poi dovete votare. 2-2, ragazzi, 2-2 Grand Final. Vediamo se ci sarà un reset o se ci sarà la vittoria di Venturias. Avanza pericolosamente lo scudo di Strongwolf, prova il bacino, la paprika di Venturias non riesce. Lui questa volta il wall bounce però va a danneggiare Pacione, che si ritrova dalla parte sbagliata del ring, e questa volta infatti viene lui cornerizzato dal suo stesso martello. Però guardate la difesa, ok, viene spezzata la difesa questa volta. Quante volte dico questa volta? Tantissime. Culata e anche straculata di paprika. Si sono riappianati praticamente le distanze di energia tra i due combattenti. Super carica per Venturias. Counter di scudo per lo Strong. Qua è difficile. Qua è difficile per Walter. Devi fare molta attenzione perché ha lascia il martello lungo. Attenzione! Lo scudo. Lo scudo. Ottima la scelta di utilizzare la super per cippare perlomeno Pacione, ma Pacione è venuto avanti con lo scudo e mamma mia quanto è forte lo scudo di Strongwolf, che si para pure dalle super. Attenzione, primo reset point della serata per Pacione. Non ci crede nessuno, non ci crede neanche lui, non ci crede neanche Strongwolf, che dice ma dove sono capitato, che ho perso al primo turno e adesso sono qua in Grand Final e sto per resettare. Ma no, paprika non ci sta. Sono pizzicante, sono piccante come il nome che mi è stato dato. Voglio dare bacini a destra e a sinistra, abbracci, scodinzolo, faccio un bel teleport e ti arrivo sul dritto sulla testa. Bellissima scelta di tempo per questo teleport, questa volta non aereo ma alle spalle di Strongwolf. Attenzione, potrebbe giocarsi la super per cercare di tentare il rischio. È bellissimo, bravissimo. Mia. Vanifica il primo reset point e allo stesso tempo la meravigliosa nella Grand Final. Abbiamo un potenziale reset point da una parte e un potenziale tournament point dall'altra. Ragazzi, fate le vostre scommesse. Peppe, tira fuori un sondaggio. Non avete fatto i sondaggi questa sera, maledizione. Tira fuori un sondaggio così al brucio. La super di Pacione era la tua, vero? È stata tirata, ma non è successo assolutamente niente. Quasi in super 3 anche Venturias. Attenzione qua, potrebbe chiuderla con stile addirittura sia uno che l'altro con la super carica. Le energie si equivalgono. Prova questa volta di nuovo il teleport, non viene, viene vanificato da Pacione che si gira bene, manda avanti lo scudo, cerca di avvicinarsi, para tutti i colpi, manco fosse Daigo, la paprika di Venturias, riesce a entrare, attenzione, super 3 carica. Ma non serve, ma non serve, ha un briciolo della super 3 carica e Venturias riesce con le unghie e con i denti di paprika a pizzicare e a picchettare il Strongwolf di, lasciatemelo dire, contro il mio interesse, di un ottimo Pacione che da loser, dal primo turno del loser bracket è arrivato fino in Grand Final e stava quasi per resettare. Quindi bravi, bravissimi, bravissimi. Il bene ha trionfato, preciso Melus, però onore anche al male questa volta. Bravi, 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 molto molto bella finalona assurda. Cioè questa qua, Manu, questa qua, quelli del comité la fanno, è una finale così. Bene ragazzi, allora, quindi fatemi chiudere. Ma cazzo si fa qua adesso a uscire? Vabbè, allora aspetta. Come si esce? Abbandona lobby. Sì. Quindi, trionfa e Venturias. Lasciamo in sottofondo la musica di Fighting Hearts, che è molto bella, del main menu
come errore di rete generale. Non dirmi che sto crashando adesso, che mi incazzo. Allora, andiamo a vedere, quindi... No, 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 ci sono. No, ci sono, ditemi che ci sono. No, vi vedo, quindi ci sono. Allora, quindi, ragazzi, a trionfare il bene, il team pezzo che evita il reset, ma Pacione effettivamente, guardate, tra l'altro, scusatemi, guardate contro chi ha perso da prima, ok, giusto per, ha perso da prima, però poi guardate qui, fruc e gira e rigira, se le vinte tutte e se le giocate tutte, non ne ha passata una a tavolino, fino ad arrivare a perdere contro Walter. Bravi, bravo Walter, bravissimo, ennesima finale vinta per il Bunga Venduras, che si conferma un pluricampione della Lega Bebo e non solo. Attenzione, il signor pezzo di nerd è pregato di riattivare, scusate, l'audio perché non sentiamo la sua voce. Dicevo. Grazie. Dicevo che qua c'è la finalona che è stata vinta dall'ottimo Venduras pluricampione della Lega Bevo, perlomeno il microfono era aperto, ma Pacione, dicevo, guardate contro chi ha perso, ok, contro chi ha perso, perché bisogna sempre mettere i puntini sulle i, però zitto zitto cacchio senza nessun match vinto a tavolino, si è vinto 1, 2, 3, 4, 5, 6 scontri per arrivare quasi a resettare il tutto. Quindi, signore e signori, io posso andare a setting, posso completare il torneo, perché poi mi dicono ti dimentichi sempre di completare il torneo, completiamo il torneo, gigione a tutti, e vi voglio ancora far vedere una cosa, che è la mia pagina Skill Pro. Punto esclamativo Skill Pro, arrivate direttamente in questa pagina, che sono tutti i tornei che sto organizzando sulla bellissima piattaforma di Manu e Soci. I prossimi tornei in corso, cioè in corso, i prossimi tornei saranno il torneo di Magical Drop 2, alla quale tutti potete iscrivervi, ragazzi, iscrivetevi, Bevo Retro Championship torna con Magical Drop 3 il 2 di agosto, e il torneo di Bevo Drunk Fighters di inizio settembre, che sarà con che cazzo si chiama? Oddio, come si chiama? Non me lo ricordo. Ah, ok, me lo sono ricordato al brucio. Pocket Bravery, ragazzi. Bravo, non mi veniva in mente. Pocket Bravery, signori. Pocket Bravery sarà il gioco del quarto Bevo Drunk Fighters. Picchiaduro moderni, ma questa volta moderno più o meno, perché è bello pixeloso, è bello cicciotto. Quindi Pocket Bravery inizio settembre, vi farò poi sapere quando. E cosa volevo dire? Volevo dire ancora qualcosa. Vi ricordo anche che a settembre inizierà il campionato di Stream Fighters off live. Poi magari, se riesco a capire bene come funzionano i replay, potrei fare qualche mattinata di stream, dei miei stream, come ho fatto per il campionato di Street Fighter, ma su Grand Blue Fantasy vs Rising. Quindi vediamo un attimino. Il campionato questa volta è off live, ma potrebbe esserci qualche live dove faccio vedere qualche replay. Il funzionamento è lo stesso, ve lo dico adesso più o meno come funzionerà. Funzionerà che la parte streamata sarà la parte finale, dove non ci sarà un torneo dei campioni come era stato ai tempi di Street Fighter, ma sarà un torneo a squadre, e la squadra sarà decretata randomicamente, nel senso a estrazione, in base ai seed. Siamo in 12, verranno formate 4 squadre da 3 persone, estratte a seconda dei primi 4 classificati, secondi 4, terzi 4 e 4 quarti, verranno 4 quarti, no, da 3, vabbè, comunque sì, adesso devo ancora capire se fare 3 squadre o 4, verranno associati e verranno torneizzati, questa volta live su Twitch, in un torneo a squadre. È la prima volta che faccio qualcosa del genere su questo canale. Quindi, detto questo, io direi di andare a salutarvi. Il gioco l'ho detto,
i complimenti ve li ho fatti. Ringraziare ancora per i beat che Lino Bob ha usato, non avevo visto, per ingigantire le mod, questa cosa nuova che è. Ringrazio anche Pace per la resub, ringrazio tutti i presenti, ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio, grazie Graziella, grazie a tutti voi che ci siete stati, che ci siete, qualora avete visto qualcosa di piccolo ci sarete. Grazie per l'attenzione. Stay drunk e got a thirst for victory, quench it with bevo. Andiamo a vedere chi farà un raidino. Adesso vi saluto ancora un attimino, a scalare in chat, non tutti perché sennò vengo matto. C'erano gli spaghettini che stavano facendo un torneo, ma hanno già finito. Quindi qua siamo già andati. Andiamo da Gluca, che l'altra volta mi aveva raidato, così gli rendo il favore. Allora, raid a Gluca, che sta facendo Sekiro. Già l'altra volta stava giocando Sekiro, quindi sono molto curioso e contento di rendergli il raid. Grazie a Zu, anche a te, per la resub. Quindi sono dimenticato, grazie mille, e grazie anche per aver partecipato. E Zu ha partecipato a un picchio duro di sua spontanea volontà. Infatti ho visto 11 persone, ma eravamo 11, poi Mas è stato male, si è tolto, eravamo 10, chi si è iscritto su un dopo. Ho detto non è possibile, domani nevica. Detto questo ragazzi, basta, partiamo col raid. Grazie ancora a Zu, grazie Rick, grazie Peppe, grazie Brarom, grazie Pacio, grazie Steck, grazie Venduras, grazie Raptor, grazie Umbe, grazie Linobob, grazie Brarob, grazie Kosho, grazie il peggiore, grazie Manu, grazie a Steck, grazie Meluz, grazie a... sentite, grazie davvero a tutti, ho scorso un pochino, non vado fino su, sennò diventiamo vecchi. Partiamo col raid, rimanete che fate punti, fate piacere a me, fate piacere allo streamer che arriva. Ragazzi, ci vediamo molto presto e preparatevi con... come si chiama? Pocket Bravery, sto scherzando, a pezzi di tutto, alla prossima!